Buongiorno, buona domenica e benvenuti ad una nuova puntata di Io sono con te. A partire da oggi, fino a Pasqua, mentre attendiamo l'inizio della messa in diretta dalla parrocchia di San Policarpo, avremo la possibilità di vedere in esclusiva su NSL il docufilm dal titolo In Famiglia, che in realtà è un vero e proprio progetto della Diocesi di Roma che ha mandato, possiamo dire così, Don Dario Gervasi, che è il vescovo per la pastorale delle famiglie, all'interno di alcune case dei romani, proprio per vedere come si stanno avvicinando al periodo di Pasqua. Il progetto è stato curato e girato da Giuseppe Aquino, regista, sceneggiatore e produttore italiano che questa mattina è nostro ospite. Giuseppe, benvenuto a Io sono con te, benvenuto su NSL. Buongiorno, buona domenica. Io partirei dall'inizio, e cioè come nasce questo progetto? Il progetto nasce da un'idea della Diocesi di Roma che mi ha coinvolto in questa idea e insieme l'abbiamo progettata. L'abbiamo progettata con una nuova forma di comunicazione, quella cinematografica. E in effetti abbiamo organizzato e progettato un vero e proprio film doc live diviso in episodi. L'idea nasce dalla volontà, almeno per quello che è la mia comprensione, della Chiesa di uscire fuori dalle mura e andare verso l'uomo inteso come famiglia. La Chiesa in quest'anno particolare ha trovato diversi modi per stare vicino ai propri fedeli e questo sicuramente è un qualcosa che si inserisce in quel solco. Mi piace leggere quello che ha scritto Don Dario Gervasi. Questi film nascono dal desiderio di ascoltare la vita delle famiglie direttamente dalle loro parole, in particolare dopo il tempo del Covid, e capire come la parola di Dio, ascoltata in famiglia, illumini il percorso. Lei ovviamente era uno spettatore eccellente perché era dietro la macchina da presa e ha potuto vedere tutto. Ci racconta un po' com'è stata questa esperienza? È stata ed è un'esperienza, al mio modo di vedere le cose, meravigliosa. Meravigliosa perché questo è un film a verità, quindi non c'è un copione, non c'è una sceneggiatura, è tutto live, è tutto senza ripetere le scene. E quindi vedere dal vivo questo impatto sentimentale forte di un vescovo che prende l'automobile, va nei posti diversi, citofona ed entra nelle case delle persone e con tutta la conseguenza emotiva che ne deriva. E lì in quel momento c'è un incontro con il Vangelo che fa da conduttore, ma poi ci si racconta. E c'è evidente che è una cosa che percepisco durante le riprese con il mio monitor e anche la live, che c'è bisogno in questo periodo di grande fragilità di un abbraccio della Chiesa, di una vicinanza, anche perché però c'è proprio bisogno di amore in questo periodo. Come giustamente ricordava lei, oltre a raccontare quella che è la storia delle famiglie che accolgono il vescovo, si parla anche del Vangelo della domenica seguente. Ha parlato di emotività, di vicinanza emotiva. Le famiglie come hanno accolto il vescovo? Con grande gioia, con grande meraviglia, ma anche con grande concentrazione, nel senso che ho visto l'incontro e il bisogno del confronto. Lei ha detto giustamente che quello che ha cercato di fare è quello di raccontare la realtà di questo incontro e per farlo ha utilizzato la tecnica del piano sequenza, che ovviamente poi vedremo nella puntata che tra pochissimo andrà in onda. Ci vuole spiegare esattamente in cosa consiste? Quest'anno festeggio i 33 anni di professione e la mia regia è autorale. In effetti questo è un segmento della regia autorale. In effetti il piano sequenza è la tecnica più difficile nella regia, ambita da tutti, perché è molto di impatto emotivo. Cioè nel senso che si gira, si sta sempre in rec, per semplificarla, e non si smette mai. E si prende tutta l'emozione
Però per fare questo c'è bisogno di una progettazione molto ma molto certosina, una preparazione di tutto quello che succederà. E quindi il piano sequenza, se mi rivolgo alle persone che magari vedono come si fanno i film tramite backstage, non è un cambio di immagini continuo, uno stop continuo, un'azione e si ricomincia. Il piano sequenza è tutto live, si registra tutto il filmato per intero e non si ripete mai l'azione, quindi il regista che lì in quel momento decide anche come montarlo e decide quali argomenti prendere, quali non prendere, capisce in quel momento quale inquadratura puoi usare nel montaggio e quale altra non usare. Quindi è una tecnica difficilissima che io ho adottato, perché in questo caso il mio desiderio era proprio dare un omaggio di una tecnica autorale per quello che era la grande missione, e di farlo principalmente per prendere tutte le emozioni bene e anche per rispettare la figura del vescovo e le famiglie che si sono ritrovate in questa situazione soltanto per amore di un passo verso un'evangelizzazione diversa. È una tecnica che ha utilizzato più volte nel corso della sua carriera? Sì. L'Omnia, il progetto più grande che ho utilizzato con questa tecnica, sono 15 film per la Oxford University Press, per il progetto mondiale di donna, con produzione inglese e italiana, e sono tutti da record. Ma quello a cui tengo di più è la tecnica che ho usato quest'anno con Quarantena Live, l'unico film al mondo girato tra marzo e maggio, durante il primo lockdown italiano, che peraltro è stato anche presentato qua alla Mostra del Cinema di Venezia. Sì, è andato lì per concorrere. È un film che ha un record mondiale, anzi tre record mondiali, che lasceremo cinema italiano, perché è il primo film realizzato durante un lockdown, è il primo film che parla del lockdown e del Covid, e ha una serie di eventi all'interno che sono particolarissimi. E posso chiederle come ha fatto a rispettare i DPCM e a girare un film? Sì, mi è venuta questa idea perché sto girando un film sulla vita di San Pietro Chanel, un santo francese che ha girato il mondo, ambientato nel 1800, e alcune scene si girano in un'isola di Futuna in Polinesia. Siccome sono anche il produttore di questo film, qualche anno fa ho cercato di progettare un sistema di regia a distanza per risparmiare un po' di soldi sul budget, e con mio stupore ho visto che non c'era nulla di simile nell'ambito della regia, e quindi con un sistema di comunicazione wifi e di satellite siamo riusciti a girare tutte le scene del film Quarantena Live, io da casa mia, con tutte le maestranze del cinema e con gli attori ognuno a casa loro, e quindi con una sceneggiatura centrale siamo riusciti a fare quest'opera di 3 mesi di lavoro molto intensi nel periodo del lockdown. E complimenti. Invece torniamo un attimo. Grazie. Su In Famiglia, che è il docufilm che tra poco vedremo in esclusiva su NSL, 5 episodi che poi possono essere anche rivisti sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma. Tra poco ne vedremo uno qui appunto su NSL prima della messa in diretta dalla parrocchia di San Policarpo. C'è qualcosa che vuole dire ai telespettatori che stanno per vederlo? Sì, di vederlo perché nella semplicità questi film danno a chi lo vede una risposta. In effetti non è una fiction, vedrete delle famiglie normali come la mia e come le vostre, e quindi vi riconoscerete in alcuni momenti. Ognuno di noi nella società italiana e anche in quello internazionale si riconosce in queste famiglie senza fiction, quindi si segue il Vangelo, che in questo periodo di 2 mesi è una cosa che si fa.
Giuseppe Aquino, regista, sceneggiatore e produttore italiano che ha girato appunto In Famiglia, che tra pochissimi istanti vedremo qui su NSL. Grazie per essere stato con noi questa domenica mattina. Grazie a voi.